adesso, e il titolo di Vanagloria è anche legato a questa cosa, sembra che tutto sia perfetto, cioè tutto bellissimo, sì, sono tutti bravissimi, sì, e le produzioni sono tutte cose, gli rapper sono tutti bravi, capito? E non esiste più nessun tipo di critica che magari ai nostri tempi rischiava di essere estremamente e troppo distruttiva, certo, no? Faceva schifo tutto. Adesso siamo passati dall'altra parte. Sì, e anche se a livello di ricerca, no? Se tu vuoi informarti su cosa è uscito, su cosa c'è, cioè non c'è nessuno che ti faccia una scrematura, cioè il ruolo anche del giornalista musicale, no? C'è qualcuno da cui seguire. Questa cosa qua manca perché adesso è tutto un calderone e vince chi fa più rumore. Zampa, Mennimani, grazie ragazzi per le due chiacchiere che stiamo per fare. Siamo qui perché è uscito un disco bomba. O no? Speriamo. Devi dirlo te, devono dirlo a chi l'ha ascoltato, però. Chi l'ha ascoltato dice di sì, se no non ci saremmo trovati qua per parlarne. È un disco che ha una rilevanza perché era da un po' che non pubblicavi, sei tornato con qualcosa ed è ancora più maturo. Com'è stato scrivere quest'album? È stata una bella sofferenza e Manny può sicuramente confermarlo. In realtà non era tantissimo che non uscivo con qualcosa, perché in realtà 2 anni fa è uscito un EP, l'abbiamo fatto io e lui insieme al nostro socio Capstan, che si chiama Chi tocca i fili muore, che oggettivamente non si è cagato praticamente nessuno, e quindi con un po' di delusione sul fatto che comunque quest'album in cui ci avevamo investito abbastanza non fosse andato particolarmente bene, sono tornato con la voglia di provare a fare qualcosa di mio. È stato un album difficile perché comunque gran parte è stato scritto durante la pandemia, e come il titolo dell'album e come la title track, altro non è che una grande riflessione sul senso che ha per me in questo momento fare musica. E quindi c'erano tutta una serie di dubbi, di insicurezze, di incertezze legate un po' a un discorso anagrafico, comunque il tempo passa, e soprattutto al fatto che per la prima volta dopo 20-25 anni in cui comunque scrivo rap, per la prima volta si è insinuata nella mia mente la domanda: ha senso che io faccia questa cosa qua? E quindi è stato tutto un lavoro, aiutato ovviamente anche dalle sue produzioni, che era proprio quello che mi serviva per superare questo scoglio qua, in cui ho cercato di capire se effettivamente oggi nel 2023 avesse ancora un senso seguire una passione, fare la musica. La risposta ovviamente la sapevo già, ed è sì, però ho avuto bisogno di quest'album. No, e immagino che anche per te, Manny, cioè, portare questo sentimento di domande, di incertezze all'interno della musica, che alla fine nasce anche per far prendere bene delle persone, no? È sempre diviso un po' in due anime, una riflessiva e introspettiva e l'altra a stare coi putei. Essendo gemelli, poi come segno zodiacale non poteva essere... Funziona da tutte le parti. Quindi trovare una giusta sonorità, quadra per la... che quadri tutto questo aspetto non è stato semplice, immagino. No, non è stato semplice, anche perché a dirla tutta in realtà l'album ha preso, cioè, più pieghe diverse, cioè durante mentre stavamo lavorando, no? Perché all'inizio avevamo un'idea di fare un mezzo mixtape, quindi comunque le produzioni potevano essere anche un po' più allegre, diciamo, cioè meno introspettive. Però poi con l'andare del tempo abbiamo capito che comunque soprattutto i testi suoi ci volevano dire qualcosa, capito? Non erano solo, diciamo, i classici pezzi di barre che piacciono sempre a tutti, però comunque... Quindi abbiamo preso una direzione molto più deep di tutta quanta la diciamo, di tutta la faccenda. E noi ci siamo, nel senso, trovati da Dio, perché alla fine liriche tristi, su sample tristi, con batterie belle toste come piace a noi, alla fine è venuto fuori un ottimo connubio, secondo me. Bello sofferto, complesso, perché abbiamo avuto un bel po' di dubbi entrambi sul cosa farlo uscire, cioè per un bel periodo l'album ha rischiato di non uscire, diciamoci la verità. Sbatti tecnici, a me è esploso il computer, ovviamente backup non ne avevo fatti, chiaramente da buon professionista, quindi è stato un po' un discorso anche di ricucire certe cose che avevamo perso, e quindi è stato abbastanza difficile come... Diciamo che è un disco di cui ho vissuto anch'io personalmente alcune fasi di lavorazione, e mi ricordo bene lo sbattimento del computer, cercare di recuperare le cose. Esatto, mi ricordo che c'era quel momento di struggle, ma vedevo in voi due la capacità onesta di dire: beh, mettiamo in piedi il castello, rifacciamo quello che serve di fare. Guarda, per quello che riguarda me, ma probabilmente anche per il Manny, è stata la prima volta nella mia vita che ho fatto anche un'attività di riscrittura che mai avevo fatto, perché comunque venendo dalla scuola vai, registra, il pezzo è chiuso,
e non sono abituato a riprendere in mano una cosa, ma in parte perché comunque tenevo molto ai testi di quest'album e avevo un po' la paura di non riuscire a dire tutto quello che volevo dire, in parte perché appunto il computer è esploso e abbiamo letteralmente perso dei beat. Abbiamo fatto anche un'attività di riarrangiamento e di riscrittura che devo dire all'inizio ci ha veramente provato, perché è veramente difficile, ti viene voglia di dire basta, cioè butto via tutto. Però col senno di poi è stato innanzitutto un esercizio per alzare secondo me un pochettino l'asticella, e poi riascoltandolo oggi mi sento di dire cavoli, cioè ne è valsa la pena. Per dirti l'intro, che è la title track, Vanna Gloria, io credo che il beat sia cambiato quante volte? 4-5 volte sicuro. E anche il testo l'avrò scritto 20 volte quel testo, un po' perché cambiava il beat, un po' perché non ero convinto di riuscire a esprimere tutto quello che volevo. Sai, una delle tue linee poetiche è sempre stata quella di parlare della natura, degli animali, degli istinti animali, no? E appunto di istinti, quindi di pancia, di improvvisazione a volte. Quindi è normale che tu venga da una roba che una volta finita è fatta, no? Eh sì. L'ho fatta. Eh sì. Invece Vanna Gloria riguarda anche quell'aspetto del fare musica, quella riflessività di dire ok, prendo un'idea che può sembrare grezza e magari la riadatto, la rimacino, la filtro, la tengo con me un po' e dopo la restituisco al pubblico. Sì. Quindi cioè, credo che sia molto logico questo processo, e poi lo si legge nel disco, cioè si sente come un disco che è stato pensato. È stato pensato anche per come sono stati stesi i pezzi, per come sono messi in fila, che ti portano in un percorso. Sì, guarda, come diceva il Manny, è stato strano perché effettivamente l'idea dopo il mixtape, dopo l'EP che abbiamo fatto insieme, era quella di dire sfoghiamoci. Cioè, sì, esatto, facciamo qualcosa di pancia, facciamo un mixtape. Tanto si doveva chiamare Ramen Mixtape. Sì, tra l'altro. Doveva proprio essere una roba che butti dentro mille ingredienti. Va bene, sì. Esatto. E invece poi in realtà no, perché comunque c'era questa, cioè, questo viaggio che avevo in testa io, proprio di andare un po' a cercare qualcosa che avesse senso di aver raccontato. Io comunque vengo da, cioè lo sai, da una scuola che per forza di cose il rap per me è legato al messaggio, anche se sono comunque amante delle barre, della delivery e del flow. Quindi comunque vengo da una scuola in cui quando tu rappi devi raccontare qualcosa. Non vengo, cioè non nasco come rapper e basta, perché comunque prima ascoltavo grunge, ascoltavo metal, e quindi mi sono sempre confrontato anche con persone che non ascoltavano prettamente rap. Quindi da ragazzini a Verona, se io fossi uscito già ai tempi con dei testi che non c'entrava niente con la mia vita, con la mia storia, i butei mi avrebbero detto Zesh, cioè ma cosa cazzo stai scrivendo, e giù schiaffoni. E quindi per me è sempre stato importante questa cosa qua di andare a trovare la verità, ma nel senso intimo del termine, no? Cioè cercare di essere real rispetto a quello che sono io. Certo. Che quando mi guardo allo specchio o quando sento qualcuno dei miei amici, dei miei butei che ascolta i miei pezzi, mi possa dire ok, sei tu. E visto che stavo cambiando in questo periodo qua, l'album ovviamente ne ha risentito. Ma quello della ricerca della propria identità attraverso la musica che si fa non è un tema scontato. È un tema che nel rap sembra che non ci sia mai, no? Perché i rapper danno risposte e non si fanno domande. Come sarebbe il concetto, no? Si parla di statement e basta, no? Le barre sono uno statement chiuso, finito. Piccolo haiku di poesia infilato in un contesto. Invece tu no, cioè ci vai a ramanare dentro quella cosa. È lì, dipende un po' anche dalla tua attitudine, no? Sì, perché poi cioè, c'è chi ne ha bisogno e c'è chi non ne ha bisogno. C'è chi comunque è super bravo a far solo quello. Io comunque ho sempre scritto, ho iniziato a scrivere, scrivo ancora per una necessità personale. E quindi per forza poi bene o male vado a parare lì. E a me stupisce sempre il fatto che comunque Verona rimanga nel contesto, no? Cioè tu mi hai sempre detto che c'è l'anima delle osterie e l'anima del Triste Adige. Nel disco ci sono tutte e due quelle cose lì. Oddio, in questo forse il Triste Adige è in piena. Però c'è. C'è anche quella delle osterie, perché poi c'è un pezzo di una posse cut. Dove hai tirato in mezzo anche qualche giovane virgulto di zona. Sì. Sì, quindi c'è anche quell'aspetto lì. Sì, sì. Poi ti dico, Verona comunque secondo me è una città che oggi come oggi, a livello musicale, di rap, inteso proprio come musica black a 360 gradi, non credo che abbia niente da invidiare a nessuna città in Italia. Certo. Quindi è una città in cui c'è comunque un grande fermento, sia di chi fa qualcosa di più classico, tipo il nostro genere, sia di ragazzi che magari sono più legati alla trap, nuovi suoni, sia di nuovi gatti che comunque sono ripartiti e si stanno andando a recuperare le robe vecchie. Quindi per me
E questa è una cosa importantissima, A, perché mi stimola comunque a confrontarmi sempre con qualcosa di nuovo, e B, perché comunque è un onore, no? Anche per noi è un impegno rappresentare il posto da, da cui veniamo. Quindi cioè, giustamente ci sta anche coinvolgere le nuove generazioni, sai, una visione diversa delle cose. Quindi è molto importante, anche perché magari in passato non è successo con noi. Quindi insomma, se vogliamo riparare un po' gli errori, capito, ci sta giustamente anche coinvolgere le persone nuove, secondo me. E anche perché soprattutto sono tutti ragazzi che sono anche molto bravi. Tra quelli che ci sono in quel pezzo lì ce ne sono veramente un sacco di altri che spaccano. Quello che noi nel nostro piccolo mi piacerebbe riuscissimo a fare, che è un po' legato anche alle serate che organizziamo a Verona, è di espandere, no, un po' questo sentimento di unione, di aggregazione, che un po' perché siamo comunque legati a quel tipo di pop, secondo me manca un pochettino forse oggi nei ragazzi più giovani. Certo, se poi pensiamo che sono veramente ragazzi giovani che hanno vissuto la pandemia, che è stata citata all'inizio come un momento di grande riflessione e di chiusura, forse non conoscono quel lato di apertura, di godersi la musica insieme, di vedere un DJ, di vedere uno show, di sentire qualcuno rappare dal vivo, no? Di confrontarsi con quella cosa fisicamente, che invece la nostra, la vostra generazione è nata così. Sì, era più naturale, diciamo. Assolutamente, certo, cioè chiaro. Si andava alle jam per confrontarsi con gli altri, per conoscere altre persone, per scambiare la mia musica, la tua musica. Invece adesso è tutto molto più individuale, un po' più chiuso, no? Sì, tutto un po' più a scatoletta. Sai, è uscito il mio pezzo, vattelo a sentire su Spotify. Poi magari su 10 persone 3 ci vanno e le altre 7 certo, no, capito? Certo. Mentre la jam era un po' diverso, cioè alla fine non è che obbligavi la gente, però c'era, sai, tutta quella vibe che si crea attorno, che per fare la musica secondo me è fondamentale, sì. Perché fare musica da soli è brutto e comunque è impossibile. Tanto tu me ne hai fatto esperienze anche all'estero, no? Come sì. Fonia e produzione. Ho lavorato a Londra per 9 anni e quindi comunque ho preso anche parecchie influenze da là, soprattutto la tristezza. Infatti, e quella si sente. Triste tamingia, triste adige. Esatto. No, è quello... Cioè sicuramente mi ha dato una visione molto più ampia rispetto a quello che potrebbe essere stata Verona, ma non tanto perché l'Inghilterra è bellissima, semplicemente per un numero di persone che abitano in una città. Cioè comunque Verona sono 250.000, Londra mi sembra 7 milioni, 8 milioni. Quindi sai, la cosa che piace a te è che magari a Verona siete in 4, a Londra sono già 400, quindi cambia un po' lo scambio di opinioni, e poi l'Inghilterra comunque è tanto forte soprattutto sul genere, capisci? Black music e tutta questa cosa qua, loro hanno una cultura molto più radicata della nostra, per ovvi motivi, che comunque ci tengono, c'è una cosa proprio che è ben presente, diciamo, nelle case di quasi tutte le persone, capito? Poi il bello di interfacciarsi con l'estero, con un genere così fortemente internazionale, no? Certo. È anche quello che, soprattutto la parte produzione, trovi un linguaggio che è quello comune. Per me è molto più semplice, nel senso che non magari per un MC, capito? Perché alla fine un beat, come dici tu, è universale, nel senso se la cosa piace in Italia come piace in Francia, come può piacere in Inghilterra, quindi da quel punto di vista lì sono un po' più fortunato che gli MC, che quindi fai un po'. Poi ovvio che fai spesso collaborazioni magari con gente dall'estero, però è sempre molto difficoltoso, nel senso, dal punto di vista delle liriche. Invece voi dal punto di vista dello scambio avete tenuto i ranghi abbastanza compatti, fatto un disco chiamando degli amici. Sì, sì. Che potessero condividere anche il tuo sentimento. Guarda, io faccio veramente fatica a chiedere i featuring alle persone. Un po' perché vivendolo anch'io, quando me li chiedono, so quanto è difficile comunque trovare il tempo per fare le cose, eccetera, eccetera. Un po' perché appunto, essendo comunque pezzi che erano molto sentiti, volevo darli a persone cui ero sicuro che comunque avessero la mia stessa vibrazione. Poi, per default, io faccio fatica a chiedere dei featuring a delle persone che non conosco. E viceversa, faccio fatica a farli con persone che non conosco. Cosa che per me è stata la soddisfazione più grande di quest'album è avere avuto da parte di chi ha chiesto i featuring il massimo che mi potevano dare. Cioè io credo che tutte le persone che rappano su quell'album lì abbiano veramente fatto il massimo che potevano fare. Quindi sai, a volte chiedi un featuring, magari ti arriva la strofa, il compitino, le cose così, e invece per me è stato veramente incredibile, perché tutti ci hanno fatto delle strofe incredibili, e poi hanno capito esattamente il mondo e il mood dell'album. Ovviamente sì, erano persone comunque, sapevo già in partenza che erano... Andavi sul sicuro, certo. A me ha stupito molto il lavoro che hai fatto con Mother. Sì.
che uno, un rapper con un approccio molto laterale al rap, eppure con una cultura di questa cosa molto alta, certo, della scrittura, del concept che sta dietro la scrittura. Per cui lì si vede che sì, c'è un amico tuo che è bravissimo a fare quella roba, doveva essercela. Assolutamente, assolutamente. Credo che è stato tutto scelto con quella logica. Sì, poi vabbè, con Mother ci conosciamo veramente da quando eravamo bambini, ma come con te, come con Jack. E quindi sì, sono quelle cose che, cioè, proprio come diceva il Manny prima, no? La magia di fare delle collaborazioni con persone che proprio vibrano sulla tua stessa frequenza. La roba viene fuori, non ce n'è. E di featuring c'è anche Adriana. C'è anche Adriana, sì, che salutiamo. Già upcoming. Voglio, esatto, veronese. Esatto. So che siete molto legati, poi è un personaggio upcoming della cultura. Speriamo. No, lei sta spaccando. Italiana, lei veramente sta spaccando. C'è da dentro, suona dappertutto. Anche l'estate scorsa ha suonato un sacco. Sempre in studio a lavorare tantissimo. E poi è comunque un piacere lavorare con lei, perché cioè, fa parte di quelle persone nuove, tra le virgolette, che però è nel mood subito. Cioè, proprio capisce il volo. Difatti secondo me il pezzo è venuto molto bene, perché lei ha interpretato subito il malessere del brano. Cioè. Però cioè, sicuramente facciamo tutti il tifo per lei. Lei lo sa che cioè, la consideriamo la regina di Verona, e quindi veramente è proprio lei è un ottimo esempio comunque di dedizione, di fotta, sì, di convinzione. Speriamo insomma che riesca a prendersi tutto quello che secondo me già si merita. Certo. Che tra l'altro è sempre più difficile promuovere i dischi, parlare della musica che si è fatto, no? Sì. Non è un segreto che esca un sacco di roba, che esista una serie A più della musica in Italia e tutto il resto faccia molta fatica in tutti i generi, in tutti gli ambienti. Sì. Per cui credo che fare squadra all'interno di qualcuno che si trova sia realmente supportarsi a vicenda. Certo. Perché è un concetto di scena abbastanza contemporaneo e allo stesso tempo storico e intoccabile, no? Assolutamente. Fai uso con chi vuoi, porta sui tuoi fratelli e fai vedere quello che sai fare. Sì. Allora, per me questa cosa qua è importante per due motivi. Primo, per un bisogno proprio fisiologico, amplificato da questi due anni di Covid, che ormai è passato, ma io almeno personalmente sento ancora il mezzo di vento. Quindi veramente la voglia di circondarti di persone con cui stai bene, con cui fai cose con cui stai bene, che è la cosa fondamentale. Poi la seconda, perché credo molto nel ritorno del passaparola. Cioè effettivamente, come dici te, una volta c'era, no, la serie A, la serie B e la serie C, e tu sapevi dove giocavi, sapevi quali erano i tuoi luoghi, sapevi quali erano i tuoi spazi. Adesso si gioca tutti insieme, no? Quindi c'è qua Sid, e una volta c'era L e sapevi, no, che magari avevi il demo, e avevi l'album, avevi magari l'intervista, a seconda della tua fama, della tua notorietà, anche dall'età che avevi, no? Adesso invece giocano tutti lo stesso campionato, cioè non ci sono più magazine, riviste che fanno recensioni, ma nel senso vero del termine, certo, no? Perché sempre rimanendo in tema di L, io mi ricordo, mi è venuto in mente stamattina mentre venivamo qua, che quando è uscito il mio primo album, Gorilla Guerriglia, che aveva recensito il buon Dami Rivic, veronese anche lui, ne aveva parlato in toni, insomma, non estremamente positivi, dicendo che era un album fumettoso, mi sembrava l'avesse definito, e aveva ragione, cioè nel senso che comunque era un album di ragazzi di 18 anni, esatto, con la maturità, come le altre critiche che ho sempre ricevuto anche per gli album che avevo fatto. Adesso il titolo di Vanagloria è anche legato a questa cosa. Sembra che tutto sia perfetto, cioè tutto bellissimo, sì, sono tutti bravissimi, sì, e le produzioni sono tutte cose, gli rapper sono tutti bravi, capito? E non esiste più nessun tipo di critica che magari ai nostri tempi rischiava di essere estremamente e troppo distruttiva, certo, no? Faceva schifo tutto. Adesso siamo passati dall'altra parte. Sì, e anche se a livello di ricerca, no? Se tu vuoi informarti su cosa è uscito, su cosa c'è, cioè non c'è nessuno che ti faccia una scrematura, cioè il ruolo anche del giornalista musicale, no? Certo. Qualcuno da cui seguire. Questa cosa qua manca, perché adesso è tutto un calderone e vince chi fa più rumore, ok? Per gente come noi che ha iniziato a fare musica, io, guarda, questa cosa qua me la ricordo sempre. Io ho fatto Lupo Solitario, che è forse il mio album che ha avuto più, tra virgolette, successo, perché non è che parliamo di qua, però è l'album che sicuramente ha girato di più. E per tanti anni la gente non sapeva che faccia avevo, ok? Perché comunque sull'album ci sono io col cappellino, così. Tanta gente che poi ho conosciuto negli anni mi fa, ma sei tu, non sapevo che avessi questa faccia qua, ti immaginavo in maniera diversa. Capito? Che è una cosa che se ci pensi adesso è...
sì, è impossibile, è impossibile. No? C'era quella bella frase di chi è che era, no? Lupe Fiasco, vabbè, qualcuno che diceva, no, la gente ascolta quello che vede, people hear what they see, che è emblematica, no? Di questo, cioè, periodo storico, sì. Però c'è da dire che anche lo scollamento del periodo storico non fa parte del mondo della musica, non si può dire che Vanagloria sia un disco reminiscente di qualcosa, no, passato, no, cioè, molto attuale. D'altro, infatti siamo contenti di questa cosa, nel senso, cioè, non eppure è un disco che ha i canoni del rap, dell'hip hop ben chiari, certo. E c'ha l'evoluzione di quel genere lì. La cosa che mi ha stupito in maniera positiva è che tu ti sei anche lasciato andare dal punto di vista vocale, e quando hai sentito il bisogno di dover dire qualcosa di più a livello armonico, l'hai fatto con l'autotune, senza vergogna né paura, senza inibizioni. Ed è inserito in un contesto per cui brava la produzione. Grazie. Che ha un senso, non è buttato a caso, facciamo il ritornello catchy, magari lo cantiamo. È sempre qualcosa che ha a che fare con il tutto, no? Quindi anche l'estetica della musica si confà a questa cosa, è giusta, è calzante. Grazie. Questo è un bellissimo complimento. Questa era una recensione. Dai, questa, no, anche perché io l'unica paura che ho sempre avuto nella mia vita, e ho sempre detto ai ragazzi, ai miei amici, il momento in cui doveste rendervi conto che non sono più capace di fare sta roba qua, o che sembra, no, sai, per esempio il Mr. Bars col cappellino, certo, cose così, ditemelo, vi prego, cioè bloccatemi, perché cioè comunque c'è sempre quella paura lì, no? Poi in un genere come il rap comunque devi essere sempre sul pezzo, devi essere sempre fresco, cioè per me era fondamentale cercare di fare anche qualcosa di diverso, e incontrare il Manny per me è stata una fortuna incredibile, perché conosco tanti producer, ho collaborato con tantissime persone, però ero in questa situazione di impasse, quando chiedevo dei beat, tanto me li mandavano, che è già qualcosa di positivo, però tante persone mi mandavano dei beat bellissimi, però troppo uguali a cose che avevo già scritto. E siccome io non riesco a scrivere senza beat, cioè per me la scrittura è sempre legata alla musica, non sono il tipo di rapper che scrive senza beat, oppure magari scrive su un type beat e poi si fa fare il remix, e mi mancavano gli stimoli per provare a scrivere qualcosa di nuovo, perché comunque le cose che mi mandavano erano perfette per me, però uguali a cose su cui avevo già scritto. E il Manny, devo dire che con grande pazienza anche da parte sua, è riuscito proprio a farmi trovare quel mood di cui avevo un disperato bisogno e non riuscivo a trovare da nessuna parte. Ora, Vanagloria è relativamente appena uscito. Sì. E che cosa c'è dopo Vanagloria? È una domanda che si è già fatto. Sì, sì. Ma non è ancora la risposta. Non ho ancora la risposta, nel senso che è passato veramente tanto tempo, poco tempo. E ci hai dedicato tanto tempo. Ho dedicato tanto tempo, tanto cuore, sia in fase di scrittura, di registrazione, e sia anche nella fase dopo, perché comunque essendo... abbiamo Vibra Records che ci supporta, Believe nella distribuzione, però poi di fatto siamo praticamente indipendenti, no, quello che ti riguarda adesso. Quindi cioè, è anche uno spreco di... un investimento di tempo, di energie che ci ha un pochettino sfiancato. È stato bravissimo anche tutto il nostro team comunque per fare questa cosa sui social, che credo comunque ci abbia giovato sia dal punto di vista che insomma della visibilità, se si può chiamare così, cose che in precedenza comunque noi non abbiamo fatto, cioè non così, che non apparteniamo diciamo proprio a quel mondo lì, e che però oggi purtroppo è fondamentale. Senza quello fai, cioè è impossibile praticamente. Infatti quindi dobbiamo fare dei shots out, dei ringraziamenti a Mike Rodella. Mike Rodella per forza, grafico, videomaker ufficiale di Condor Music, di Roda, che è un ragazzo fortissimo di Verona che ha seguito tutte le scritte, le calligrafie, della Botti, Elena, che è una ragazza che ha fatto le foto, poi abbiamo la Moira, che comunque è sempre al nostro fianco. E meraviglia. E quindi no, abbiamo veramente la fortuna di avere un team che ha dedicato veramente tanto tempo e passione pro bono comunque ad aiutarci a farci sta roba qua, con la stessa passione che noi mettiamo per fare beat e non scrivere. Per il futuro sicuramente c'è voglia di tornare a fare live, perché comunque siamo fermi da un po', e ne parlavamo anche prima, c'è la voglia di comunque tornare sul palco, anche fuori da Verona, perché comunque a Verona suoniamo, abbiamo le nostre serate, e c'è la voglia di salire sul palco e portare questo album qua dal vivo. E poi per il futuro io e il Manny probabilmente dovremo trovarci una sera al pub, bere delle bere un sacco, guardarci bene negli occhi, e capire cosa vogliamo fare Certo, ancora insieme. Però credo insomma che sia da parte mia la voglia di scrivere,
e la parte sulla voglia di produrre c'è. Evviva. E senza dubbio. Lunga vita. Ragazzi, grazie mille. È stato veramente un piacere. Enorme. Grazie. Ma allora.